Tutti ormai benvenuti da Gigrin in questa nuovissima serie su Call of Tulu. Che nome è? Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovissimo video e primo episodio. Ebbene, perché questo gioco? Perché effettivamente ragazzi, poco tempo fa comunque alcuni di voi me lo avevano consigliato da portare appunto come serie. Io non mi ero informata poi più di tanto, però avevo visto così un pochettino sporadicamente che poteva sembrare qualcosa di molto interessante. Poi a grandissima sorpresa Rodrigo me lo ha regalato per l'anniversario, quindi infatti eccolo qua ragazzi, io quindi lo sto giocando su console, su PlayStation 4. Vediamo che cosa dice qua sul cammino della follia. Immergiti in un mondo di insidiosa follia e orrore cosmico. Ammazza, oh. Enigmatici indizi, ombrosi personaggi e puro terrore ti ostacoleranno nella tua lotta per restare lucido e risolvere un mistero ultraterreno. Per cui ragazzi, questo gioco ovviamente adesso rappresenta la nostra serie horror dopo che abbiamo finito Layers of Fear. Per cui ragazzi, non perdiamo più tempo e andiamo a incominciare una nuova partita. Boston 1924. Edward Pierce, un veterano della prima guerra mondiale, affoga i suoi ricordi nell'alcol e nella nebbia di tutti i sonniferi che prende. Ora fa l'investigatore privato, ma ha difficoltà a trovare un caso abbastanza interessante da risvegliarlo dal torpore in cui è piombato. Pierce deve trovare velocemente un nuovo caso o rischia di perdere la sua licenza. Per cui capitolo 1, ragazzi, anche questo gioco è diviso in capitoli. Agenzia investigativa di Pierce, Boston. Per cui siamo appena nel primo ventennio del 1900, ragazzi, mi sembra di aver capito che impersoneremo questo Edward Pierce, che a quanto pare è un investigatore, ok, investigatore privato. Sconfiniamo nella follia, insomma, andiamo a conoscere il nostro protagonista. Se sono pazzo, allora la mia è una pazzia misericordiosa. Che gli dei possano provare la stessa misericordia per l'uomo tanto insensibile da riuscire a conservarsi lucido sino alla sua orribile fine. Madonna, roppetta leggera. Iniziamo a bere, cos'è sta schifezza? Che cazzo? Cioè, allora, aspettate, iniziamo proprio alla grandissima. Siamo ricoperti di sangue. Non si capisce dove diavolo siamo. Perché ci sono budella, viscere dappertutto. What the fuck? Ok, quello ragazzi è il simbolo del salvataggio. Esce anche la scritta nel caso uno non dovesse averlo visto. Per cui immagino che questo sarà il nostro menu, cioè menu tutorial iniziale. Per muoverti usa L. Questo vabbè, direi che poteva essere abbastanza chiaro. Madre mia, ma cos'è sto posto? No veramente, parliamone. Che fanno qua? Smembrano squali? Che questi sembrerebbero essere squali, ma perché? Perché questa mattanza? Cioè, siamo appena arrivati, ragazzi, per accovacciarti? Ok, premi, che cosa? Ah, ok, cerchio per abbassarci e per interagire invece X, ok, semplicissimo. Mi confonderò sicuramente con i comandi di A Plague Tale. Questo ragazzi, aspettatevelo, però più semplice di così si muore. Cioè per interagire dobbiamo semplicemente utilizzare X. Allora, questa cosa già non mi piace. Qua siamo nell'oscurità più totale. C'è la possibilità di prendere qualcosa? Devi accendere alcuni oggetti specifici per poter interagire con essi. Combatti l'oscurità. Infatti vedete qua è talmente buio che non riesco a vedere che diavolo c'è. Però questa la posso prendere? Oh, quando è possibile raccogliere un oggetto? Premi X. La lanterna, come in Amnesia. Oh, che figata. Ok, con calma, queste le prendo. Taglia bulloni, proprio detto così, taglia bulloni. Cioè, quando dite questa parola dovete dirla così, capite? Taglia bulloni. Quante altre cose ci saranno con cui interagire? Qua ancora nessuna. Però c'è un modo per poter, tipo, andare un pelino più veloci per percorrere? Ok, L2, cioè, me lo devo scoprire da me, ma non ho capito. Ok, possiamo tranquillamente, automaticamente utilizzare il taglia bulloni. I wait, hold along. Fate inescapably draws you. Ah? Chi è là?
Chi è là? Perché quella voce così profonda, dico io? Ok, qua c'è un'altra catena, ragazzi. Va bene. Vorrei dire che troverò un altro tagliabulloni, perché a quanto pare si rompe dopo un solo utilizzo. Va bene, oh mio Dio. Vabbè, comunque il tipo, ragazzi, si fa di alcol e di sonniferi. Cioè, già questo ci fa capire. Ma... Da me che vuoi? Oh! Oh! Io sono arrivato 5 minuti fa e già... Don't fight. You have been chosen. Oh, davvero? Il prescelto resta scippa e percorrere mo, me lo dite? Posso aprirli sti cesti? No. Queste candele dovrebbero essere incoraggianti. Sembra che mi stanno indirizzando verso... Mo ci vuole la morte più atroce di questo mondo. Va bene. Farò finta di niente. Ah. Everything has already been written. Oh mio Dio, what the... Perhaps you will attempt to change your destiny. Ma che cazzo? È David Jones, è lui! Oh. Solo che gli manca la chela. Oh merda! Oh merda, no! Eppure lo bevi tranquillamente. Ok, siamo tornati qui fra di noi. Immaginavo, cioè, si poteva percepire che era tutto un sogno, anzi direi più un incubo. Ah, i cassetti qua non si possono aprire. Ah, una cosa interessante, ragazzi, è che in questo gioco si possono fare scelte, per cui anche questo è interessante, ovviamente, per cui possiamo decidere di compiere o non compiere alcune azioni, possiamo avere a disposizione diverse scelte di dialogo. Questo l'ho visto, ragazzi, perché ho dato proprio uno sguardo ieri per vedere più o meno di che cosa si trattava. Per cui, visto l'incubo che abbiamo appena fatto, io direi di lasciar perdere. Esatto, cioè, quindi se tu la smettessi di bere. 20 ottobre, il dottore può ripetere quanto vuole che non mi serve più il rimedio per tenere alla larga i miei ricordi, ma io so che torneranno appena smetterò. Probabilmente una di queste mattine non mi sveglierò più. Oh, e viva l'ottimismo! Nonostante la cura, ancora una volta le voci mi tormentano in sogno, ma ora sono diverse, sconosciute. Sembra che provengano da profondità antiche e imperscrutabili. Quale creatura mi sta chiamando? Ma qua già ci siamo sprofondati nella follia più totale. Ecco, direi che non ci siamo proprio. Cioè, questo qua dice di sentire le voci nei sogni. E se io non volessi rispondere? Brando? Brando, chi è? Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? Sì. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherfield, in charge of investigators over at Wentworth. Ah. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Mm-hmm. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ah, what the hell? Distribuisci i tuoi punti personaggio. Ogni punto personaggio ti permette di migliorare il punteggio di un'abilità. Attenzione, forza, eloquenza. Ah, sono le varie abilità del personaggio. Ma dai, che figata! Allora, questa cosa già mi sta piacendo un sacco, ragazzi. Perché dovrebbe saper fare diagnosi? Che ha studiato medicina? Voglio esprimere le tue impressioni riguardo un problema medico. Occultismo si riferisce alla tua conoscenza delle arti occulte. Allora, tutto questo, ragazzi, mi sembra estremamente interessante, diciamocelo, perché ovviamente maggiore è il punteggio di un'abilità, maggiore sarà l'efficacia di quell'abilità. Questa cosa mi piace un casino, per cui eloquenza, direi di darglielo un punto, ragazzi. Forse investigazione sono quelli che ne hanno di più, ragazzi, per cui direi di concentrarmi di più sulle altre cose. Ovviamente dovrà essere, diciamo, tutto abbastanza bilanciato, ragazzi. Allora, ne darei un altro a medicina, ne diamo uno a occultismo, due, visto che non ce n'è manco uno. E direi,
investigazione, fiuto, psicologia. Ok, diamo l'ultimo a forza, ragazzi. Ok, dai, diciamo che ci siamo. È davvero confermare? Certo. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. Grazie a lei. On a related matter. Ah, ecco. May I raise a sensitive question? No. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. Ah. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Ok, la minaccia. I'm coming. Allora, ragazzi, a livello grafico probabilmente questo gioco non sarà proprio un grandissimo gioco, eh? Ho visto già un po' di desincronizzazione. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Madonna. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. Stima di se stesso, they take questo... me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Potrebbe essere. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at that. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Perfetto, allora esaminiamo il dipinto, esaminiamo i documenti degli Hawkins, il tuo taccuino contiene i dettagli dei tuoi obiettivi attuali, perfetto, si apre così. Direi come prima cosa di esaminare il dipinto, perché no? Ah, devo tenere premuto. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Ok, il dipinto è stato esaminato. Poi qua abbiamo a disposizione, ragazzi, anche gli indizi, attenzione. L'inventario, attualmente abbiamo soltanto questo accendino. Sua figlia. Ma magari si sì, ha voluto lasciarci un messaggio, non lo so, esaminiamo questo allora. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Ok, è quasi l'etichetta postale, è quasi del tutto illeggibile, ma ne riesco a capire parte dell'indirizzo. Deposito 36, Darkwater. Il rapporto della polizia dice che l'incendio ha avuto origine nella sala da pranzo e ha ucciso tutta la famiglia. La polizia propende per un semplice incidente domestico, oppure sottolinea la fragilità mentale di Sarah Hawkins. Perché? Il ritaglio dei giornali dice che un articolo sul matrimonio di Sarah e Charles Hawkins, un uomo d'affari proveniente dall'isola di Darkwater, lì che conducono una vita piuttosto appartata con il loro unico figlio, Simon. Che effettivamente sono davvero poche informazioni, insomma, c'è un indirizzo. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Allora, perfetto, adesso possiamo cominciare, ragazzi, le nostre scelte di dialogo. Come potete vedere, si sbloccano anche magari opzioni di dialogo trovando indizi, eccetera, eccetera. Allora, scopri cosa c'è da sapere sul deposito 36, direi. The sender's label mentions warehouse
36. That's right. It came with Sarah's last painting. Okay. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Perfetto. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Ok, quindi ce lo andai io, in pratica lui non sa proprio niente. Sarebbe un errore sottovalutare questo dipinto. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Ma sicuramente, signore, basta che mi paga. Nel rapporto alla polizia si parla della sua fragilità mentale. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew okay, that. Okay, allora. She never would have heard a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. Mm-hmm. You must find out the truth about her life. Mettere le mani largamente, però giustamente per questo sta assumendo un investigatore, proprio per sto motivo, insomma. Dove viveva, Darkwater. Scusa? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Sì, sarà tipo la quinta volta che me lo dici. Ok, c'è qualquadra che non mi cosa in questa storia. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. Beh, no. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Sì, questo anche l'avevo capito, insomma. Ok, ho tutte le informazioni che mi servono. I think I'm beginning to understand. Che cosa? I'm willing che, to do che? Anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Okay. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. Perfetto. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Okay. Thank questo you, Mr. Pierce. È un caso da accettare. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Che cosa intende dire? Something's queer. But it's not like I have a choice. Beh, direi di no. Ci minacciano di licenziarci. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information okay, on this island. Ci sono anche obiettivi secondari, per cui si ha la possibilità, per esempio, di approfondire un pochettino le conoscenze su quest'isola, su Darkwater. Abbiamo preso pure questo. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Oh, e vai! È stata abitata fin dal XIV secolo ed è ancora ricca di molti reparti delle tribù perdute vissute lì. Bla bla bla. I muri delle caverne abbandonate da secoli sono ancora aggiornati dall'immagine di una gigantesca creatura. Era un dio dei sogni o forse un dio del mare? Nessuno lo sa. Wow. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Certo, certo, però qua possiamo ancora sbirciare varie cose. Natural sciences, linguistics, okay, archaeology. Okay. Che dici, ce lo facciamo sto bicchierino alla fine, dai. Ciò influirà sul tuo destino addirittura. Oh, oh, oh. Minchia, per mezzo bicchiere di alcol. Davvero? Ok, questo I wonder why I still take these things. I dottori me le hanno prescritte quando sono tornato dalla guerra. Ah, mi giurarono che avrebbero messo fine ai miei incubi, ma è già da un po' che non hanno più effetto. Ovviamente, ragazzi, evidentemente soffre, insomma, di tipo del disturbo post-traumatico, una roba del genere, come si chiama, di cui praticamente, ragazzi, è un disturbo psichico, psicologico che di cui soffrono i soldati quando tornano dal fronte, dalla guerra, da situazioni del genere.
E quindi possono essere, insomma, anche invalidanti queste patologie, nel senso che non ti fanno vivere tranquillo, per cui gli hanno prescritto sti sonniferi, ma... Oh, apprendimento della medicina volume 1, possiamo... Madonna, ci siamo a portare appresso tutti sti The libri. Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Ok, vabbè, direi che abbiamo visto tutto quanto all'interno del nostro ufficio. Possiamo andare? Via! Una nuova avventura verso Darkwater! Yuhu! Alle indagini. Ok, stai per iniziare il capitolo 2, ragazzi. Siamo arrivati già al porto di Darkwater. No. Il nostro protagonista lo chiamerò Edoardo perché fa più ridere rispetto a Edward. Edoardo, Ed. Allora, per Sebastian usavo Seb. Qua posso usare Ed. Sì, ok. Andiamo. E siamo bene. Guarda caso c'è una nebbia. Una nebbia pazzesca. Titoli di testa, signori. Il protagonista, ragazzi, non poteva che essere una, insomma, un personaggio tormentato da qualche problema. Chissà perché di solito i protagonisti hanno sempre degli oscuri segreti, anche loro. Beve, si imbottisce di sonniferi, fuma, non gli mancava We're niente. almost there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Sapesse, sapesse. Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman and a great painter. What a tragedy. Oh, mio Dio. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Perfetto, grazie signore. Ok ragazzi, siamo finalmente arrivati a Darkwater. Questo posto sembra essere veramente un incubo, quindi non è che si preannuncia tutto molto piacevole. Possiamo prendere la lanterna? Possiamo? Non posso. Direi che è il caso di andare prima di qua, come ci ha consigliato il nostro amico. Ha detto che il tipo non è molto gentile, però. Ammazzo. E che schifo! Oh oh.
Scambio di sguardi. Cioè, non vedi che sto passando io, ma sputi sopra le scarpe, scusa. Hey, be careful. Non incominciamo a metterci in mezzo ai casini, Direi che non è proprio il caso. Let's get him another drink. He's dry. In my bar we don't serve troublemakers. Quest'uomo non ha avuto rispetto. Oddio, attenzione, perché vedete, qua dice per testare eloquenza, per testare forza. Ovviamente bisogna vedere se siano risultati positivi o meno. Non sono stato io a cercarmela. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Vedremo se non mi risponderai. Sto cercando il deposito 36. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. Mm-hmm. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Perché no? Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Ooh. Screams, that sort of thing. Screams? Coraggiante. That's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Ok, quindi ci ha consigliato di non andare, ragazzi. Perché non proviamo a scoprire qualcosa su Darkwater? Mi pizzica il naso, mannaggia santa. Scopri qualcosa su Sarah Hawkins. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then I don't want to speak ill of the dead. È vero, i suoi dipinti erano bizzarri. Poi proviamo a dargli Her style ragione. Made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? Quanto pare. So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Bene, lo faremo. Lo farò sicuramente. I've got what I need. Anything else? Ok, ragazzi, direi di andare. Perfetto, allora, qua dice, parla con Bradley, chi sarebbe Bradley? Fatto sta che, appunto, ragazzi, dobbiamo farci una ragione del fatto che questo gioco sarà tutto così, quindi principalmente dialoghi e roba del genere. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Non mi metterò a leggere tutto questo, ragazzi, se no sto qua veramente 30 anni. Salve, signore, buon uomo? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Oddio, non sembra we'll tanto follow normale its sto tipo adesso and che appear ci faccio at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Quest'uomo direi che forse è meglio lasciarlo perdere. Che ne dite? Do you like our song? Ma sono tutti uguali, sti tipi. Se li guardate in faccia, ragazzi, i modelli sono tutti uguali quasi. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Non mi interessa dire farewell, quello che hanno da dirmi. Good night, me ne vado. Stranger. Salve. So long. E questa tipa che prima ci ha guardato What you looking at, stranger? Che cosa ci fa una come lei in un posto simile? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Caspita, che aggressività, signori. Vabbè. Ah, qua è chiuso, perfetto. Vabbè, direi di uscire, di andarcene. Ah, aria pulita. Là dentro si respirava proprio una puzza di pesce. Mista a sudore. Let the police do their work. Oh mio Dio. Hey, Sullivan.
Can't you go any faster? È successa sta cosa? The same goes for you, sir. Move along. Ah, era lui, Bradley. Mi scusi, il deposito 36. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. Appunto, allora perché cavolo me lo chiedi? You can't? Or you don't want to? Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Questa invece, povera balena. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. Madonna, ragazzi, guardate qua che roba. È stata proprio tipo maciullata. Povera bestia. Vabbè. Possiamo andare da Fitzroy. A questo punto abbiamo completato pure i due obiettivi secondari. Che cosa pazzesca. Salve, capitano. Come diavolo si chiama? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. Sì. When you're done, come join me on the deck. Sicuro, eccoli qua. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Solo poche date, un passo in altro numero. Cioè, che cavolo ci serve sta cosa? Ma scusa, ne? Un belle note di carico le abbiamo prese. E allora, che ha da dirmi, capitano? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law, right? Topi, ci stanno sempre I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ok, vediamo subito. Guarda, allora. I suoi documenti sono illeggibili, mi Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Che lavoro faceva Charles Hawkins? I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling. But no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Chiediamogli di nuove informazioni su sto cavolo. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Perfetto. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Si può anche mentire, ragazzi. Pensate voi che roba. Mi sono trovata. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Okay. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Certo, non si preoccupi, caro capitano. Dovremmo adesso entrare, ragazzi, nel deposito 36. Qui adesso si può passare. Quale dovrebbe essere questi due? No idea. You better keep it shut. Che cosa? What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Ecco. Fuck off. Non mi vogliono I don't give passare, a damn ragazzi. About your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. A chi appartiene? So who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. Ecco. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Caspita. Ricordatemi come mai siete qui. Dobbiamo what are you far guarding arrabbiare. Exactly? Listen, bonehead. We already told you that we're guarding our boss's turf. Vabbè. Direi che possiamo I bid you andarcene. Gentlemen, farewell.
Bene, ragazzi, non siamo riusciti a passare perlomeno non da qui. Però noi siamo così furbi che vediamo cosa possiamo fare How qua. could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Va bene, a quanto pare ci avrebbero dovuto dare una informazione, ma vabbè, probabilmente possiamo entrare da un'altra parte, ragazzi, eh? Nessuno ci impedisce di trovare un altro ingresso, anche se, oddio, per di qua non trovo niente di che. Where do you Allora, ragazzi, come avete potuto vedere, c'è stato un errore nell'applicazione per cui mi ha direttamente chiuso il gioco. Comunque avrei interrotto da qui a pochissimi minuti perché sennò questo video veramente viene troppo lungo. Allora, ragazzi, vedendo il genere di gioco che è, quindi comunque un gioco investigativo, un gioco che è caratterizzato da molti dialoghi, quindi è un gioco lento, ragazzi, questo insomma si capisce, per cui magari non è il genere di gioco che può attirare diverse persone. Per cui ovviamente onde evitare di ragazzi poi portare avanti una serie per diverso tempo che magari non interessa quasi a nessuno, ovviamente fatemi sapere se comunque devo continuarla, perché se no devo trovare ragazzi un altro gioco horror che magari sia comunque un po' più di azione, tipo come è stato Layers of Fear per esempio, perché ovviamente immaginerete ragazzi che questi giochi richiedono comunque diverso tempo, bisogna trovare indizi, dialogare, parlare con le persone, e mi rendo conto che la cosa potrebbe risultare essere un pochettino noiosa, per cui vedrò come andrà questo episodio, ragazzi. Magari ne farò un paio, vedrò un po' come andranno le cose e poi deciderò se effettivamente continuarla o meno. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!